Buonasera, buonasera e bentrovati. Come costumanza ormai di questa trasmissione al suo secondo anno di Abruzzo App, l'app sta ad intendere che ci fregiamo di avere con noi opinion makers e imprenditori che stanno tentando questa splendida impresa di risollevare le sorti di questa regione. Bene, oggi nel settore che noi riteniamo, io ritengo, il settore cardine di questa regione, che insieme con i giacimenti culturali può offrire, e l'enogastronomia può offrire uno spaccato di grande prestigio per la sua configurazione e la sua orografia particolare, per questo straordinario accidente fortuito che vede a 40 km montagna e mare, che montagna e direi anche che mare. Io oggi ho preteso quasi di parlare forse dell'argomento che mi sta più a cuore, che è più nelle mie corde. Turismo, non certo disgiunto dalla cultura, non certo disgiunto da quel sistema di mobilità che farebbe del turismo un volano straordinario per la nostra regione. E con chi ne parliamo? Ne parliamo con, finalmente, Gianni ed io siamo felicissimi, il mio regista ed io siamo felicissimi di avere una splendida presenza femminile nella persona di Rosanna Coppa, che è la titolare del camping Santo Stefano di Casalbordino, e lei si occuperà del cosiddetto turismo balneare. Alla mia sinistra Claudio Ucci, che è direttore di più DMC nella regione Abruzzo, oltre che consulente della presidenza della regione Abruzzo. È vicino il mio amico Massimiliano Bortolotti, che frequenta uno dei posti più frequentati da me, che è Ovindoli, ed è il titolare degli impianti della Magnola di Ovindoli, impianti con piste assolutamente naturali, a differenza di quelle che sono fatte artificialmente. Partiamo dicendo che la valutazione sul ritorno degli investimenti in Abruzzo, il cosiddetto ROI per l'Abruzzo, e sulla notorietà del marchio Abruzzo, il cosiddetto brand awareness, e sul posizionamento turistico dell'Abruzzo rispetto a competitor nazionali e internazionali, la cosiddetta brand positioning, mettono in evidenza alcuni notevoli aspetti di debolezza del sistema di offerta regionale, che possono essere superati riorganizzando in parte e innovando in maniera prevalente quanto sinora fatto per la promozione e la commercializzazione dell'Abruzzo e dei prodotti e delle destinazioni turistiche regionali. Qui io devo lasciare necessariamente la parola a Claudio, che praticamente ci fa il punto di una situazione e poi, come si dice, convergerà su progetti che lui ha finalmente preso a cuore, che è quello dell'abbinamento sostanziale da turismo e cultura, e sui giacimenti culturali abruzzesi. Ci fa il punto di una situazione in cui le imprese non sono più l'altra faccia della medaglia o la controparte della regione, ma vivono affiancate alla regione in un percorso comune verso la innovazione totale. Claudio, a te. Grazie. Ma io la prima cosa che metterei in evidenza è che l'Abruzzo sta vivendo comunque un momento storico importante, che di cambiamento, dove effettivamente, finalmente, e lo dobbiamo dimostrare, arrivano comunque gli imprenditori nella governance del turismo di questa regione. Questo è importantissimo, perché con la legge sulle Destination Management Company, vedete DMC, le PMC, che sono i Product Management Company, che si occuperanno delle linee di prodotto di questa regione, e insieme a tante altre iniziative, e io preferisco anche precisare assolutamente a fianco alla regione, quindi questa volta in una situazione assolutamente sinergica, innovativa da questo punto di vista, abbiamo la possibilità oggi di cominciare a costruire qualcosa che forse può andare con più contezza sui mercati. Il problema grosso che noi abbiamo avuto in questi anni è stato sempre quello di governance, che comunque tiravano avanti secondo un loro punto di vista, e di operatori che tiravano avanti secondo un loro punto di vista. E questo negli anni è diventato sempre peggio, al punto che avevamo una regione che magari si pubblicizzava
in Germania e invece gli imprenditori andavano in Olanda, e quindi questa cosa non poteva assolutamente andare avanti in questo modo, perché non porta risultati. Qualche giorno fa ho avuto l'occasione di chiarire che oggi anche per le strutture regionali è importante cominciare a parlare in un nuovo modo, che non è più solo promozione ma è promocommercializzazione. Assolutamente. Promocommercializzazione significa garanzia dei servizi erogati, e quindi erogati nel miglior modo e al miglior rapporto qualità-prezzo. Quindi questi saranno i lavori veramente innovativi che bisognerà fare. La cultura è trasversale assolutamente a tutto, come lo è l'enogastronomia, ma devono essere prodotti sempre integrati. Oggi il turista viene in Abruzzo, ma viaggia con l'intento sempre di fare una bella esperienza, e quindi vuole portare a casa un bagaglio, vuole portare a casa qualcosa da raccontare. E quindi non esiste più quello che io chiamo il turista talebano, inteso nel modo peggiore della cosa, cioè che viene, vive passivamente quello che gli si dà e poi torna a casa. E oggi il turista invece vuole assolutamente sapere, conoscere, è molto curioso, si vuole muovere, e quindi cambiano anche i nuovi modi di vendere il turismo. Non si riesce più a vendere una pensione completa, non si riesce. Con i paesi del nord Europa abbiamo un'esigenza assolutamente nuova per noi, che è quella di vendere solo bed and breakfast, perché non amano assolutamente essere legati a. C'è un discorso, ma di questo sicuramente ce ne parlerà molto bene Rosanna, è il discorso del turismo all'aria aperta, che oggi ha una qualità molto alta, che però deve anche da quel punto di vista, insomma, stimolare sempre di più una qualità anche di vita all'interno di queste strutture. Quindi ci sarà molto da fare. Allora, è molto stimolante questa tua provocazione iniziale, anche perché io parto dal presupposto che una delle linee di intervento, cioè la cosiddetta pianificazione e programmazione integrata delle politiche turistiche mediante risorse comunitarie, nazionali e regionali, passa attraverso il ragionamento sul cosiddetto mercato, quello dei repeater ad alto potere di acquisto, e su un claim, la cosiddetta molteplicità, come dicevi tu, di viaggio possibili dentro una stessa vacanza, in più vacanze in Abruzzo. A partire da una precisa focalizzazione della destinazione Abruzzo come destinazione unica, superando anche la politica dei cluster che si è tradotta in una bassa riconoscibilità dell'Abruzzo come destinazione a livello sia nazionale sia estero. Cioè, Abruzzo is not the destination, questo è il messaggio che parte. Rosanna, siete due aspetti della stessa medaglia, nemmeno fronte retro, ma è una stessa faccia. Perché la destagionalizzazione a breve, perché dovremo parlare anche di destagionalizzazione, porterà inevitabilmente una struttura come la tua a organizzare un livello di qualità di offerta che porti a includere tutto il sistema Abruzzo all'interno. Stante questo turismo all'aria aperta, che condivido assolutamente, perché soprattutto sul tuo territorio esistono strutture di eccellenza come la tua, come oserei dire la Baia Delphis di Paolo Tessitore, dove c'è una sorta di turismo anche luxury, di alto brand, che consente anche di guardare a una competizione con gli altri paesi che hanno la risorsa mare in maniera più, diciamo, più confortata, ecco, diciamo così. Tu vivi la dimensione del turismo balneare, ma in una dimensione diversa dalla struttura ricettiva classica, perché è il cosiddetto turismo all'aria aperta che in questo momento nei paesi nordici va per la maggiore. Qual è soprattutto il target di riferimento e soprattutto le presenze nel tuo, da un punto di vista, come riferimento per una politica di repeaters, appunto quello che stavamo dicendo adesso, nei confronti di coloro che torneranno perché sono stati bene nella tua struttura? Allora, per quanto riguarda strutture come la mia, fondamentalmente noi, il nostro target sono le famiglie con bambini, quindi certo, la libertà di poter fare
vacanza per i genitori, ma una vacanza molto libera, libera da vincoli di qualsiasi genere, quindi vincoli di orari per pranzo, cena o piuttosto che impegni particolari. Il mare ci possono andare dalla mattina alle 7 tranquillamente fino alla sera a fare tutto nella massima libertà, quindi bambini liberi e sicuri soprattutto, perché per i genitori è importante che i bambini siano in un ambiente dove hanno tanti spazi per giocare, divertirsi, senza avere i vincoli magari di quella che può essere una struttura chiusa, che quindi ci sono sicuramente delle regole, quindi quelli che possono essere orari da rispettare. Stiamo vedendo la tua splendida struttura. Ecco, questa è la nostra area piscina, che praticamente è molto vasta e dà la possibilità di trascorrere tantissime ore, dove lavora un'animazione anche nelle ore pomeridiane, quindi diventa sì. Da tranquillo diventa un pochettino più movimentato, però gli spazi sono molto importanti nel nostro tipo di lavoro, quindi strutture molto piccole magari sono un attimino più in difficoltà, però con verde, area giochi piuttosto che spiaggia, perché poi quasi tutti noi abbiamo la spiaggia, anzi direi tutti quelli che sono sul mare hanno questa spiaggia molto, molto libera. Noi siamo un po' lontani dal mare, però nel senso abbiamo un centinaio di metri da fare, però è facilmente percorribile. Ecco, questa è la nostra spiaggia, insomma. E noi non possiamo dire che il turismo in Abruzzo è soltanto mare o montagna, perché poi quando sono all'interno da noi tranquillamente chiedono, magari nelle giornate un po' difficili dove magari il tempo non è bellissimo, o magari hanno già fatto qualche giorno di vacanza, quindi hanno incominciato ad avvertire la necessità di staccare un attimo soltanto la monotonia, magari tra virgolette, di andare al mare, e quindi cominciano a chiederti itinerari. Allora è importante fornire all'ospite l'itinerario magari da una giornata, mezza giornata, o la disponibilità magari di star fuori una notte, e quindi ovviamente la nostra terra dà questa possibilità, perché perfetto. Possiamo muoverci, possiamo tranquillamente passare dal mare, in un'ora siamo in montagna, collina alta, insomma è una bella, sicuramente è una realtà. Quello che dice splendidamente Rosanna, che anche lei è stimolante in questa cosa, si traduce in un rafforzamento sia del claim di promozione naturalmente tuo, attraverso il lancio di una strategia promozionale legata a Abruzzo l'infinito viaggiare, con l'obiettivo di non concentrarsi tanto su nuovi mercati che hanno mostrato un ritorno non sufficiente, ma di capitalizzare il target dei repeater, che è la forza del modello trentino per esempio o toscano, concentrandosi su quattro aree a mio parere: il Nord Europa, gli Stati Uniti, il Canada e il mercato italiano, anche con alcuni focus strategici su segmenti ad alto potenziale, il senior silver market per esempio. Tu hai parlato di turismo familiare, ma anche il senior silver market, visto l'innalzamento dell'età, mi pare da prendere in considerazione anche in rapporto con una politica di rafforzamento dell'interazione tra politiche sociali, sanitarie e politiche turistiche. Anche il mercato del turismo per famiglia, che tu fai benissimo, l'incentive, il health and wellness con le spa e queste genere, oppure l'health enhancing physical activities, cioè il cosiddetto percorso di salute per gruppi sportivi amatoriali, come la pista ciclabile ci dirà, e questo diventa anche una chiave per il rilancio organico del DMC e PMC, come diceva poc'anzi bene Claudio, e per la definizione di una proposta di regolamentazione che allinei il modello reale di funzionamento del turismo abruzzese all'assetto codificato nella legge regionale, quello che dicevamo poc'anzi sulla legge 17. Massimiliano, tu sei, come si dice, un benemerito di quel territorio, perché hai rilanciato l'ex società Valturvema o Vindoli, hai rilanciato una struttura che stava morendo per insipienza. Quello che sta accadendo un po' a Passolanciano, per tanti galli non si fa mai giorno. Tu hai preso in mano questa struttura con il vicino, d'altronde tu sull'health wellness al Park Hotel hai fatto una bellissima operazione, Park Hotel Ovindo, e quindi hai sposato sia la sciata che poi il rilassamento dentro al Park Hotel. Ma tu hai ridato, nonostante alcuni vincoli che per fortuna tu non hai patito, perché diciamo le cose come stanno, la politica cosiddetta conservativa assoluta
di un certo modo di intendere i parchi, guarda la Maiella e il Gran Sasso, non ha permesso lo sviluppo dei bacini cosiddetto di prelievo di acqua per l'innevamento artificiale. L'ex direttore del Parco Maiella, Cimini, se mi sta sentendo può anche prendere nota e querelarmi, ha impedito la corretta fruizione di un territorio che non poteva essere a vincolo assoluto, ma doveva essere necessariamente a sviluppo compatibile, negando la possibilità di creare questi bacini che per te sono essenziali, soprattutto per l'innevamento artificiale. Ma non solo, tu riesci nell'ambito di questo bacino, e anche prima con il Consorzio Trenevi e con Campo Felice, adesso con qualche difficoltà perché le gelosie esistono ancora un po', ma mi pare che si stiano superando perché la visione localistica non vince più. Stai facendo un lavoro splendido per quanto riguarda la cosiddetta fidelizzazione di un turismo di montagna, perché Ovindoli è una stazione che non possiamo dire, sì, è vicina a Roma, è pieno di romani, ma non solo. Prego. Grazie Giancarlo, buonasera a tutti quanti. Allora, il discorso mi fa molto piacere, bellissime parole di Giancarlo inerente alla nostra realtà. Noi, mi riallaccio ai discorsi degli intervenuti, siamo sicuramente in un'area importante che è un'area denominata Parco Regionale Velino Silente, quindi siamo in un'area, fra virgolette, all'aperto, tutelata ambientalmente, con la quale l'attuale, soprattutto Presidente, noi abbiamo un ottimo rapporto di collaborazione, di costruzione di una carta programmatica di lavoro, quindi di interventi e di promozione. E questo ci ha consentito di poter pianificare anche tutti quei lavori, tutte quelle evoluzioni strategiche che consentono oggi all'altipiano delle Rocche, perché parliamo di area, no? E non parliamo mai di piccola località. Mi fai fare un incidentale, quanto dura il tuo filmato? 7 minuti. E lo mandiamo subito dopo la pubblicità, intanto finisci questo discorso, perché volevo che, come si dice, si focalizzasse questa splendida realtà che tu definire. Grazie. E quindi per cui abbiamo una situazione sicuramente importantissima con la quale abbiamo costruito nel tempo, negli ultimi 5-6 anni, un rapporto di grande equilibrio. Oggi la nostra realtà, il nostro altipiano, i comuni che attraversano l'altipiano, cioè Ovindoli, Rocca di Mezzo e Rocca di Cambio, all'interno di una DMC che è Abruzzo Qualità, della quale io ne sono anche presidente, stiamo rilanciando un sistema turistico integrato, ovvero abbiamo messo a rete una serie di servizi che è composta da circa 80 soci attualmente, fra i quali ci sono albergatori, ristoratori, noleggiatori, scuole di sci, servizi in termini di artigianato, piccole attività artigianali locali e quant'altro, e abbiamo cominciato a far dialogare tutte queste persone fra di loro, perché il vero segreto, il vero strumento per poter far sì che un'area possa avere un rilancio turistico, soprattutto in questo momento dove si parla tanto di crisi, ma forse si esagera anche a piangersi addosso in questo momento attorno a questa frase, è far dialogare queste persone, metterle in un sistema e dargli a loro dei canali operativi con i quali poter interagire e promuovere le peculiarità di questo nostro territorio, perché purtroppo noi abbiamo un territorio che ha una grandissima potenzialità, ma di fatto non riesce a esprimerla perché gli manca lo strumento per poter creare una vetrina, un negozio, un qualche cosa per dire: in Abruzzo c'è la montagna, c'è il mare, c'è la collina, e poi ci sono una serie di cose importantissime che sicuramente avremo modo di parlarne nell'arco della trasmissione. E se, secondo un'indagine ESG, che è una delle massime espressioni di cosiddetta rilevazione statistica, in Abruzzo il brand che è amato di più è la montagna estiva. Avendo tu impianti sciistici, sì, hai pensato di diversificare l'offerta anche per la montagna estiva? Allora, ci saremmo arrivati. Il discorso è che, allora, bisogna fare un passo indietro. L'Abruzzo, in termini di gestione politica regionale negli ultimi 20 anni, non ha mai considerato potenzialmente la montagna come un veicolo trainante per il proprio PIL regionale, perché l'Abruzzo ha l'84% di territorio montano. Sì. Questa è una cosa importantissima, e per questo territorio l'Abruzzo, in termini di governance, non ha mai investito nulla. Oggi noi ci troviamo all'anno zero a rilanciare tutto quello che è il settore montagna, dove sulla lato neve, sul lato inverno, quindi stagione importante per la montagna per eccellenza, sicuramente abbiamo minor difficoltà, mentre per la parte estiva sicuramente abbiamo un contesto da riorganizzare.
l'aiuto dei parchi, l'aiuto di una filiera, diciamo, di messa a rete delle varie attività, consente in questo periodo molto particolare un'attenzione importantissima sul turismo montano estivo, dato anche da tutte quelle cose che fino ad oggi erano inesplorate. Vedi il turismo culturale, vedi le attività archeologiche, vedi la gastronomia, vedi i parchi, vedi il trekking, bike, cicloturismo e quant'altro. Perfetto, mi hai risposto, sono gli Iron Man che fanno anche questi cose straordinarie. Due eventi importanti, noi facciamo l'X-Trail, l'X-Trail è internazionale, internazionale come evento. Sì. Grazie Massimiliano. Noi ci risentiamo subito dopo la pubblicità perché ormai l'argomento è caldo. Pubblicità. E dopo questa prima carrellata viene spontaneo pensare a una linea di intervento successiva di quello che avevamo detto poc'anzi, quella di sviluppare un'attività di promozionale, di commercializzazione, come diceva bene, promo commerciale, come diceva bene Claudio, rafforzata da un parco progetti internazionali, a partire dai programmi di cooperazione territoriale europea, che affermino questa visione del turismo in Abruzzo presso i paesi e le aree target. Sono funzionali a questa linea di intervento tre proposte possibili, che sono il lancio degli ITI ai sensi del nuovo regolamento generale dei fondi strutturali per il turismo, la predisposizione di un parco progetto regionale su MED, Italia-Croazia, Adriatic Union Program attraverso una cabina di regia con le DMC, la PMC e altre organizzazioni per il turismo, e la selezione di fiere e realizzazione di pacchetti integrati per i segmenti aree target finalizzate alla retention dei repeater, i turisti che tornano. Claudio, io penso che la soluzione a questa nostra, chiamiamo così, visione un po' criptica che abbiamo avuto ad oggi, colpa anche dei parchi, io non mi nascondo dietro le dita perché hanno dato una visione chiusa del territorio, quando la solarità di questo territorio è data da un mare che è spendibilissimo, soprattutto il mare per famiglie, come ha detto bene Rosanna, ma anche da una montagna che nell'Appennino non ce n'è e forse in qualche parte delle Alpi non ce n'è. Giusto. Per cui una cosa di questo tipo, soprattutto sposata agli eventi che si sviluppano in questa regione e che creano quello che tu hai ben evidenziato, cioè noi abbiamo di sommerso un 68% rispetto al 24% di emerso delle aree archeologiche, abbiamo la rimanenza tutta sommersa, ancora da scavare. Quindi dobbiamo interessare gli Stati Uniti che verrebbero a investire su Alba Fucens, la cosiddetta area archeologica Val Vibrata, a Campo Valano, a Santa Maria in Vico, alla Val Vibrata stessa, a tutte le necropoli a tumulo e a fossa che ci sono in giro per l'Abruzzo, che danno un'immagine unica di questo territorio che ancora vive non l'epoca romana, l'epoca italica, l'epoca preromana ancora di più. Il non scavato a Capestrano, arrivo a dire, dove probabilmente troveremmo il secondo guerriero di Capestrano se ci fosse un intervento mirato e scientifico, come i rilievi aerofotogrammetrici. Hanno detto che a Alba Fucens ci sono le mura ancora intatte, a Cluvium, tra Guardiagheri e Casoli, mura ciclopiche ancora intatte. Quindi abbiamo un ampio margine. Io pregherei di mandare intanto il filmato di Massimiliano per vedere questa splendida realtà che ho vinto, ma io a Claudio chiedo il supporto che il DMC e PMC possono dare alla Regione Abruzzo. È un supporto di esperienziale e di competenze che devono essere messe a sistema anche per snellire una burocrazia che molto spesso si intorcola su se stesso. Prego. Tante cose, potremmo veramente avere mille argomenti di cui discutere. Io mi piacerebbe prima di tutto parlare di quello che è successo negli anni in Abruzzo, che è una regione di parchi dove i parchi non hanno mai dialogato col territorio. Quindi questo è il primo problema, cioè il parco era impenetrabile anche dagli stessi operatori in termini non tanto fisici ma proprio in termini concettuali e di creazione del prodotto.
chiudo con quello che succedeva esattamente fino a meno di 10 anni fa, che sul Teramano veniva venduta un'escursione al Parco Nazionale d'Abruzzo e non si dava assolutamente valore a quello che era il parco di quel territorio. Perfetto. In quel caso. Quindi è assolutamente grave. È assolutamente grave oggi, bisogna sanarle queste situazioni, per cui noi abbiamo, parlavamo ieri con Massimiliano, che abbiamo una città come l'Aquila che è tra due situazioni e non ne fa oro, no? Quindi il Gran Sasso, il Sirente Velino, ci troviamo con un territorio che è quello aquilano che non ne fa oro, non ne fa un uso concreto. Parliamo e corretto. Anche di autoreferenzialità lì della città dell'Aquila. Ma sì, spesso che però troppo legate, spesso troppo legate a poche persone che poi sono le decisioni, sì. Non sono mai di tanti. Quindi tolta questa piccola polemica, io penso che in questo affiancamento e con gli strumenti che possiamo avere a disposizione, uno, l'Abruzzo non deve stare più nella condizione di programmare, di progettare, soprattutto sulla comunità europea all'ultimo minuto, con qualsiasi cosa fatta in copia e incolla. Adesso quello che io sto dicendo è grave, ma è così. Negli anni è successo questo, abbiamo ripresentato anche per più anni progetti plurifinanziati che erano sempre gli stessi e non ci hanno dato nessun risultato. E questo deve finire. Io ho avuto modo in più occasioni di spiegare che gli operatori devono imparare ad usare questi strumenti, perché sono strumenti non facili da utilizzare, quindi c'è bisogno di una task force che si metta al lavoro e soprattutto c'è bisogno di molta formazione, altra parolina importante, verso gli operatori, per far sì che gli operatori siano capaci di stare dentro. E qui interviene, scusami se ti interrompo, come incidentale, la Regione Abruzzo con le figure professionali turistiche che devono essere formate con un intervento devono essere sostanziale, riconosciute e formate, perché formate. C'è anche un problema di dignità, no? Quindi sì. L'attività di chi deve sostenere i servizi al turismo deve essere sicuramente formata, ma anche riconosciuta professionalmente. Noi abbiamo tanti ragazzi illusi di avere un titolo che poi non sono in grado di gestire. E su questo bisognerà intervenire in fretta, perché questa regione ha bisogno di regolamentare prima di tutto queste cose. Dall'altro lato non deve fare confusione, perché se continuiamo a fare confusione su quello che vogliamo vendere, se noi continuiamo a pensare che ci abbiamo tutto, cioè praticamente qualsiasi cosa ci chiedono noi gli diciamo che ce l'abbiamo, che siamo i più bravi, allora non è questa la strada. La strada è: abbiamo tutto quello che realmente abbiamo, offriamolo nel miglior modo, diamo la possibilità a tutti di poterne fruire, e per il repeater di cui parla Giancarlo è importante sapere che se porta un amico non fa brutta figura. Perfetto. Il repeater ha questa funzione nel marketing. Il passaparola. Il passaparola ed è quello che difende il tuo territorio, per cui quello che torna porta l'amico e gli dice vieni con me che ti faccio fare una bella vacanza e te la faccio fare in un determinato posto, eccetera. E quindi è importante che questo repeater sia messo sempre in condizioni di imparare delle realtà di questa regione. Quindi c'è bisogno di fare storytelling. Questo non lo possiamo fare solo attraverso gli imprenditori e i servizi, ma lo dobbiamo fare attraverso la comunicazione. Perfetto. Dobbiamo un attimo abbassare la testa e dire che prima di tutto siamo in Italia, che poi siamo in Abruzzo e poi possiamo dire che siamo a Teramo, all'Aquila, a Casalbordino, piuttosto che altro, perché insomma certe volte pretendiamo o abbiamo preteso di essere comunque riconosciuti, non dicendo nemmeno dove siamo. Già è un problema identificare l'Abruzzo. È un peccato di presunzione anche quando sì, andiamo in Europa. Però io purtroppo sento ancora parlare di mercati cinesi, indiani, no? Mercati incredibili. Per l'amore di Dio, va benissimo, è vero. Verranno in Italia per l'Expo 1 milione di cinesi, molti di loro vogliono girare l'Italia, va benissimo, però immaginate voi che andate in Cina, vi fate un giro, più o meno potete ricordare quello che è Pechino, poi tutto quello che vedete intorno, allora io ricorderò Roma, tutto quello che vedo intorno lo ricorderò molto relativamente. C'è una storiella che gira da anni che in un tour, uno dei primi tour autorizzati ai cinesi, ci fu un cinese che scrisse al direttore generale dell'Enit una cartolina
dicendo saluti da Venezia, e la cartolina era di Amsterdam, cioè, perché lui aveva identificato i canali, dice vabbè, tra le città che ho visto questa era Venezia, ecco, poi lui non aveva nemmeno la stessa lingua, per cui... E allora questo per dire cosa? Si fa molta confusione quando si fanno questi grandi tour, i tour europei sono grandi, sì, tour. Certo. Allora bisogna tornare al Grand Tour sicuramente, bisogna giocarsi delle carte che diventano indimenticabili e questo ci mette in condizione poi di fare bene. Tutto questo è difficile da costruire, per cui io insisto, è la task force che deve funzionare, le DMC e le PMC sono, diciamo, un ottimo passo avanti, ma non sono la soluzione e non sono quelli che si dovranno caricare della riuscita o meno di una politica turistica. Devono aiutare a guidarla, se ne devono prendere le responsabilità, perché basta oramai a scaricarsi, no? Tutte le volte che c'è un insuccesso ci si scarica l'uno contro l'altro, questo bisogna smettere e dobbiamo crescere, dobbiamo diventare imprenditori del turismo. Io penso, e qua lo devo dire perché è un riconoscimento a Giancarlo Bartolotti, che io conosco da tanti anni, che è il padre di Massimiliano, che quando è arrivato, insomma, lui viene dall'Emilia Romagna, quindi è arrivato ed è venuto a inventarsi un'attività sull'altipiano delle Rocche, guardando le sue potenzialità. Questa dimostrazione che c'è una, potrebbe, certo, può essere collusione tra mare e montagna. Perché ha fatto, no, io non mi scordo mai, Giancarlo si è venduto anche le vacanze al mare, sì, stando in montagna. Sì. Quindi, cioè, voglio dire, noi abbiamo fatto le fiere che si facevano allora insieme alle province. Sì, sì. E dove lui dice che dobbiamo vendere il turismo religioso a Lanciano, benissimo, io prendo i gruppi e li porto da me, poi gli faccio vedere Lanciano, perché il miracolo eucaristico, il miracolo eucaristico ha venduto agli inglesi il miracolo eucaristico partendo da Ovindoli e facendo però un ragionamento prima di tutto perché loro avevano un'esigenza, allora noi non avevamo i collegamenti aerei, l'esigenza era arrivavano su Roma e dovevano arrivare in un posto velocemente, questa fu l'arguzia, sì, soprattutto nella vendita di quel pacchetto. Dopodiché gli ha venduto l'Abruzzo e all'interno dell'Abruzzo gli ha venduto anche il turismo religioso da fare. Quindi questi signori che poi io seguì partirono entusiasti, fecero una bellissima esperienza, ma l'hanno fatta con un'anticipazione di quello che oggi è il lavoro che deve fare la DMC. La DMC deve parlare di territorio, non deve alzare i muri, assolutamente, le DMC devono collaborare fra di loro, cioè l'Abruzzo non è diviso in 13 sistemi separati, perché sennò facciamo la fine dei parchi, vabbè, quindi questo non esiste, ma fortunatamente io ne dirigo più di una e devo dire che la mentalità la stiamo verificando, stiamo dialogando molto fra di noi. Ed è importante però che si decida di migliorare anche i servizi della regione verso gli imprenditori per far sì che siano guidati verso la giusta strada. Non ho altro da aggiungere, convengo su tutto quello che hai detto. Grazie. Claudio, non solo, questo ci siamo già confrontati su questo piano e mi pare che ci sia poco da eccepire a quello che hai detto tu, è la cosiddetta strategia di successo, nel senso che la fungibilità ormai è una cosa che ci dobbiamo dimenticare, tutti non possono far tutto. Oh, io ti chiedo scusa, perché prego, adesso faccio io un intervento. Allora, alla tua domanda non ho risposto in modo sicuramente esaustivo dal punto di vista della pensi tu. Però penso che sia importante perché in Abruzzo cominciano a nascere progetti. Sì. Io c'è un progetto a cui tengo moltissimo e su cui stiamo lavorando, che è il parco archeologico diffuso della Val Vibrata, dove siamo andati a mettere insieme tutti gli interessi. Quindi un parco archeologico diffuso è un nuovo modo di vedere il territorio e quindi archeologia, arte, cultura, tradizioni, enogastronomia, ci sta tutto dentro, ci sta assolutamente tutto. Questa è stata la grande novità che ha incuriosito poi Giulio Volpe, che è il presidente dei beni culturali, di una struttura dei beni culturali, che è venuto soprattutto incuriosito dalla novità, cioè dal fatto che si cominciava a ragionare realmente in una messa a sistema del territorio.
E ci siamo resi conto, lavorando su questo progetto che sarà così inaugurato insieme al FAI ad aprile del 2015, mi auguro i primi itinerari li faremo partire per quel periodo. E cosa è piaciuto a questo studioso? Il fatto che finalmente non si parla di archeologia in termini di studio, no, ma si parla di archeologia in termini di storytelling, sì, e quindi raccontiamo il territorio. Sì. Altra cosa che noi abruzzesi, ma soprattutto chi abita quel territorio, non sa di avere cose talmente esclusive che sono uniche e quindi solo lì le possono vedere determinate cose. Quindi, insomma, ci rendiamo conto che abbiamo un patrimonio. Tu prima parlavi di un patrimonio importante, ce l'abbiamo assolutamente. Sì. Altro discorso, vabbè, ne sono coinvolto, il progetto sulla montagna del Gran Sasso, dove stiamo partendo da un concetto prima di tutto di territorio e di socialità del territorio, e quindi bisogna far lavorare le persone insieme. Io ho fatto una presentazione partendo dal fatto che i primi che devono sapere di voler fare turismo, e questo non l'ho detto io ma l'ha detto Carlin Petrini, e rendere coscienti gli abitanti del territorio che si vive in un posto turistico, cioè l'accoglienza deve partire dall'anima di un territorio. Noi non siamo scostumati, io sono stato di più quelli... un sorriso, no, io ho fatto la guerra con non fare l'orso, non sono assolutamente stato d'accordo, però è anche vero che se io non so che il turismo è il mio bene attuale e futuro, io non prenderò mai in considerazione il turismo. Noi abbiamo delle zone che pensano che il turismo sia un guaio, sì, non che sia un bene. Perché? Perché non c'è la parte sociale che poi li riaggrega per trovarne le giuste economie. E quindi proprio partendo dalle aree interne, forse questo è un concetto che potrà passare, perché le aree marine oggi, e chiudo, potranno vendersi se pensano di integrarsi con la montagna, cioè l'Abruzzo ha questa forte operatività. Io parlavo con i trentini, io ho lavorato su progetti in Trentino, il Trentino soffre il fatto di non avere l'acqua, no? Quindi il problema è avere l'acqua, sì, e noi ce l'abbiamo, e non è tanto mischiare la vacanza delle persone, è dare la possibilità alle persone di vivere in un parco che è l'Abruzzo, perché è l'Abruzzo un parco, e di viverlo nel migliore dei modi facendo esperienze tutti i giorni. Quindi miglioriamo in modo anche per collegarci, perché il problema di Rosanna, quando i suoi clienti vorranno andare fuori, sarà rispondergli che strumento può usare, che mezzo può usare per andare a vedere un altro pezzo dell'Abruzzo. Guarda, sottoscrivo assolutamente quello che hai detto e passo la palla a Rosanna per un fatto semplicissimo. Lui ha affrontato il problema della cosiddetta onnicomprensività di questo territorio, che è un tutt'uno. È naturale che a questo si lega innovazione e turismo, utilizzando il turismo come catalizzatore di innovazione su almeno tre ambiti, ma uno in particolare fondamentale per te, perché hai questa bellissima realtà sulla costa, la cosiddetta smart mobility, cioè questi sistemi di trasporto green o collegamenti con i principali snodi, sia aeroportuali, anche stradali come Roma, Ancona, Bari, con avvio di soluzioni pilota di green car, bike sharing, legate ai pacchetti turistici, nel senso che se tu offri servizi aggiuntivi all'interno della tua struttura che consenta, come hai detto bene tu, di avere in quelle giornate grigie, quando ne abbiamo avuto tante quest'estate, di diversificare l'offerta turistica, di scoprire questo mondo bellissimo che c'è all'interno. Da Casal Bordino si va a Vasto, da Casal Bordino si va a Lanciano, si va a San Giovanni in Venere. Quindi c'è una realtà onnicomprensiva, ci sono gli oleifici, c'è Ursini da quelle parti che fa uno spread. C'è la possibilità di fare fattoria didattica, di fare orto botanico didattico. Per cui è una specie di, come ti posso dire, di competizione e di competitività aggiuntiva nei confronti di altri competitori. Dico bene, Rosanna? Sì, sì, certo. Sì, sì. La realtà è, diciamo, noi ad esempio adesso abbiamo questa pista ciclabile che si dovrà, sì,
completare e quindi sì, collegherà questi 140 km di costa, e allora sarà sicuramente anche più completo, anche perché la zona alta dell'Abruzzo già è molto, è praticamente terminato quasi tutto il progetto. Sì, noi abbiamo questa cosa che poi collegherà anche con Vasto, che non è un territorio da, cioè che ha delle bellissime peculiarità, e la porta di entrata per Vasto da noi sarà Punta d'Erci, che è una bellissima località, e quindi sicuramente quello, le biciclette sono molto richieste e anche apprezzate, proprio perché vedi con tempi diversi che non è la vettura, puoi ammirare le cose, puoi fermarti qualsiasi momento in qualsiasi piccolo posticino e vedere queste che possono essere le bellezze da vedere. Sistematizzare anche i cosiddetti luoghi di sosta, le piazzette, certo, sistematizzare, fare in modo di coinvolgere, come ha ben creare detto anche i servizi Claudio, intorno a questa mission, coinvolgere anche le cosiddette comunità locali, sì, che per esempio anche Massimiliano ha avuto qualche resistenza a Ovindoli, e infatti una comunità locale che è quella anziana che rifiutava un po' questo rapporto col turismo, che era è località turistica ante litteram Ovindoli, proprio per la sua configurazione. Altra cosa è il bike sharing in montagna, che però è una realtà importante, importantissima. Beh, noi abbiamo messo a regime la pista ciclabile che percorre tutto l'altipiano delle Rocche, e sono praticamente solo nella parte, diciamo, altipiano sono 50 km. Sì, lo faccio pure io, ma posso morire. Preferisco andare da Rosanna. Peraltro arriva adesso fino a Fontecchio, quindi per cui andiamo nella valle Subequana. E stiamo per che entrare. È una splendida realtà da prendere immediatamente in carico. La Valle del Laterno e la zona della Valle Subequana sono due posti unici al mondo. E hanno delle peculiarità che noi stiamo tentando di rilanciare, di valorizzare. Dio ci aiuti in questo, perché ne riteniamo sui cammini della fede, su questa fede e cultura. Lì c'è il cammino di San Francesco, che io non senza nulla togliere al cammino di San Tommaso, ma lì ci sono le c'è il sangue delle stimmate di San Francesco, che nel 500 a Roma ha causato la costruzione intorno a questa ampolla della chiesa delle Sacre Stimmate a Torre Argentina, e ce l'abbiamo a Castelvecchio Subequo. Che non è cosa. Ricordiamoci che fra Tommaso da Celano con fra Bonaventura e Bagnoregio sono stati due grandi biografi di San Francesco, non ce ne dimentichiamo, come la realtà storica di quel territorio. Ma è quello che diceva poc'anzi. Ti interrompo un secondo perché è importantissimo sottolineare. Mi interrompi 23 secondi perché andiamo in pubblicità poi. Ok, infatti faccio un flash. Si è parlato di turismo, si è parlato di segmenti. Oggi c'è la riqualificazione di questi tratti ferroviari abbandonati. Bravissimo. Dove la Valle della Terra sul e la Sulmona Castiglione sono due tratte che potrebbero diventare come il treno del Bernina, solo se ci fosse un po' di attenzione e lungimiranza, perché sono dei posti magnifici che, percorsi lentamente con questi piccoli trenini a gasolio, diventerebbero sicuramente luogo di colombo per il nostro turismo extra italiano. Ma questo mi fa piacere che queste cose sono venute fuori, mi fa piacere quello che ha detto Claudio, perché le intelligenze per mettere a fuoco queste cose ci sono. Pubblicità. Per annunciare, visto che abbiamo parlato in apertura della seconda fascia di attività promozionali di commercializzazione rafforzata da un parco progetti internazionale, di cosa si affaccia all'orizzonte prossimo, anche quello immediato, tramite lo splendido intervento e come sempre apodittico e dovizioso di Giulia Pelliccia. Prego. Stasera parliamo di un bando della Commissione europea a sostegno del settore del turismo, dal titolo Facilitare i flussi turistici in Europa in bassa e media stagione per giovani e anziani. Il bando è gestito all'interno del programma per la competitività delle aziende in Europa, in particolare le piccole e medie, questo programma è noto appunto col suo acronimo COSME, è gestito dall'Agenzia Esecutiva per le PMI ed è finanziato fino al 2020. Il turismo è considerato un settore strategico, infatti il Trattato di Lisbona, in vigore dal 2009, prevede che la Commissione adotti delle misure volte a favorire
un ambiente favorevole allo sviluppo del turismo e ad incoraggiare la cooperazione tra Stati membri attraverso lo scambio di buone pratiche. Ed è in questo contesto normativo che la Commissione europea ha adottato nel giugno del 2010 la comunicazione dal titolo Europa, destinazione mondiale numero uno, un nuovo quadro politico a sostegno del turismo. Questa comunicazione definisce una nuova strategia a sostegno del turismo che si declina in 21 azioni. Due di queste azioni sono proprio l'estensione della stagione turistica e la creazione di meccanismi di scambio tra Stati membri a sostegno dei flussi turistici in bassa stagione di giovani, anziani, famiglie a basso reddito, persone con disabilità. Proiezioni dell'Eurostat ci dicono che in Europa più di 128 milioni di persone hanno un'età compresa tra i 55 e gli 80 anni, mentre i giovani con un'età compresa tra i 15 e i 29 anni sono circa 95 milioni. A questo dato si aggiungono i 22 milioni di giovani residenti in Croazia, nuovo Stato membro del 2013, e nei 5 Stati candidati all'adesione, Montenegro, Islanda, Macedonia, Serbia e Turchia. Studi poi dell'Organizzazione Mondiale del Turismo indicano il settore del turismo giovanile come un segmento a rapidissima crescita. Le proiezioni fino al 2020 parlano di una crescita di fatturato di 320 miliardi di dollari l'anno, con circa 300 milioni di viaggi l'anno. Anche il segmento anziani appare poco sfruttato, dal momento che solo il 41% delle persone aventi un'età compresa tra i 55 e i 75 anni ed in buona salute viaggia, e se lo fa, lo fa maggiormente all'interno dello Stato di appartenenza. Ecco perché viene presentato questo bando, che mira proprio a sostenere l'estensione della stagione turistica, a rafforzare la cooperazione transnazionale tra gli attori pubblici e privati che operano nel settore turismo, a rafforzare il senso di cittadinanza europea in questi due gruppi bersaglio. Il bando è suddiviso in due assi: l'asse A, dedicato appunto agli anziani, l'asse B, dedicato ai giovani, ed è possibile presentare una sola proposta progettuale per uno solo di questi due assi. Ma chi sono i destinatari appunto del finanziamento? Innanzitutto le autorità pubbliche, anche di livello locale. Questo vuol dire che anche un'amministrazione comunale può presentare un progetto su questo bando. Le associazioni, le organizzazioni, le federazioni di giovani e anziani, le università, i centri di ricerca, gli istituti di istruzione e formazione, gli agenti di viaggio, i tour operator e qualsiasi altra piccola e media impresa del settore turistico, le organizzazioni no profit e non governative e gli altri organismi pubblici o privati che operano nel settore oggetto del bando. Ma il proponente deve avere comunque la forma di un consorzio internazionale che comprenda 4 diversi paesi europei, quindi il proponente, per essere appunto un candidato ammissibile, deve essere un consorzio di minimo 4 partner provenienti da 4 diversi paesi europei, fino a un massimo di 8 partner, e affinché il partenariato sia considerato strategico deve comprendere almeno una tipologia dei destinatari che abbiamo elencato prima, quindi almeno un'autorità pubblica, almeno una piccola media impresa, almeno un'associazione, una federazione di giovani o anziani. Questi sono i paesi che possono partecipare al bando, i 28 paesi appunto dell'Unione Europea, più l'Islanda, che è attualmente un paese candidato all'adesione. Ma qual è la dotazione finanziaria su questo bando? Sull'asse A sono allocati circa 1.300.000 euro, sull'asse B, quello dedicato ai giovani, circa 500.000 euro. Viene concesso un finanziamento che copre fino al 75% dei costi ammissibili e comunque fino a un massimo di 220.000 euro a progetto sull'asse A e 250.000 euro a progetto sull'asse B.
Queste cifre ci fanno desumere che verranno finanziati un totale di massimo 7 progetti, 2 sull'asse dei giovani, l'asse B, e circa 5 sull'asse A, l'asse degli anziani. La scadenza per presentare appunto le proposte è il 15 gennaio 2015. In caso di finanziamento, i progetti dovranno iniziare a luglio 2015 e avere una durata compresa tra i 12 e i 15 mesi. Ma il testo completo del bando e tutte le informazioni relative sono disponibili sul sito dell'Agenzia Esecutiva per le PMI e naturalmente potete anche scrivere a ineuropa@tv6.it. Prima di lasciarvi, vogliamo ricordare quanto la Commissione europea ha già fatto in materia di turismo sociale, finanziando appunto un progetto che si chiama Calypso Tourism for All. Qui vedete il portale di Calypso. Collegandosi a questo portale si può usufruire, diciamo, di servizi completamente gratuiti, sia che si operi come appunto azienda del settore turismo, sia come fruitori finali, quindi come viaggiatori. E si possono anche visionare esempi di buone pratiche in materia di politiche volte ad incentivare e ad estendere la stagione turistica per determinati gruppi bersaglio. Per stasera è tutto, arrivederci alla prossima settimana. Mi riallaccio a quanto ha detto in maniera semplice e puntuale Giulia, che ringrazio assolutamente per la sua preziosa collaborazione, perché vorrei ricordarvi questo progetto appena spirato che si chiama The Historical Lens, che ha visto come brand il mare Adriatico. Il mare Adriatico in tutta la sua accezione, nel senso che tutte le regioni dell'area nazionale, di quella transfrontaliera, affacciate sull'Adriatico, hanno partecipato a questo bando che potrebbe essere, come si dice, un prodromo per Cosme per creare questa rete di partenariato visibile. Noi abbiamo già partenariati in corso. Su Italia-Croazia dovremmo essere i primi come Regione Abruzzo a partire, anche prima delle Marche. Sull'Interreg abbiamo già partner consolidati in Montenegro, in Bosnia-Erzegovina e in Croazia. Ma abbiamo fatto questa cosa con la Regione Veneto, con la Regione Marche, con la provincia di Ravenna, con la Regione Molise e la provincia di Bari. Quindi è il Friuli, che è con la regione Friuli. Quindi è tutta la fascia costiera adriatica italiana che partecipa consolidandosi e creando anche quelli che sono gli itinerari turistici innovativi in un ambito che io faccio sempre l'esempio della Turchia, in cui un tour operator in Turchia propone anche spostamenti giornalieri di 450-500 km per andare da Ankara alla Cappadocia, da Istanbul alla Cappadocia. Questo significa che nell'ambito di questo territorio noi possiamo creare una macro regione che consideri l'Abruzzo non solo come mordi e fuggi, come succede nel turismo religioso, che si salta a piè pari da Loreto Marche a San Giovanni Rotondo, ma anche come si dice, emergenza culturale, emergenza strategica, culturale e turistica. Ora io vorrei che ognuno di voi tre, in questa ultima carrellata nei rimanenti 12 minuti, parlasse delle iniziative in atto sul proprio comprensorio, sul proprio territorio e per esempio sulla visione prossima futura per quanto riguarda la stagione balneare, per quanto riguarda Rosanna, per quanto riguarda la stazione invernale appena iniziata alle porte, per quanto riguarda Massimiliano, ma quello che ha in mente per, come si dice, consolidare questa destagionalizzazione di cui parlavo, per poi far chiudere a Claudio con una dichiarazione di intenti che sia anche promettente per lo sviluppo futuro delle relazioni tra l'organo politico che deve indirizzare, legiferare e programmare e gli altri che invece devono gestire. Prego. Sicuramente aprirei e chiuderei una parentesi anche sul fatto della DMC, che in questa fase, poi mi riallaccio al discorso, la presenza da parte del nostro territorio al salone turistico più importante che si svolge in Italia, che è il TTG, il TTI di Rimini, sì,
proprio per ritornare a un discorso dove ci sono ormai tour operator e strutture che cercano località amene, poco conosciute, che mantengono delle tradizioni gastronomiche e culturali, noi abbiamo avuto un riscontro del tutto inaspettato e molto positivo, dove addirittura un gruppo di tour operator americani composto da 10 persone, il giorno stesso che è finito il salone del TTG e il TT di Rimini, sono venuti in Abruzzo, soprattutto nella località, riagganciandoci prima, alla Valle Subequana, la Valle dell'Altipiano delle Rocche e tutta questa zona qui, per visitare e constatare, come diceva Claudio prima, con mano se esistevano tutte queste potenzialità. Questo è importante perché si riallaccia al discorso della rete. Tornando invece a quello che sono un po' le caratteristiche, le opportunità che la stagione in corso sta per lanciare, sicuramente l'Altipiano delle Rocche, in questo caso Vindoli, con tutte le sue infrastrutture, che peraltro in questi ultimi anni è stato fatto un profondo lifting di rilancio, con wellness, centri benessere, alberghi ristrutturati, miglioramento dei servizi e soprattutto la formazione di quel personale che è la vetrina di ingresso al turista, quindi l'accoglienza, la cordialità, la forma di esprimere, di relazionarsi attraverso, diciamo, il cliente che viene, e oggi più che mai anche la registrazione online della provenienza e quindi avere una mailing list continua per poter tramite oggi internet dare loro delle informazioni aggiornate e continuative su quello che nel territorio viene realizzato. Noi abbiamo, per quanto riguarda Ovindoli 2014-2015, un evento importantissimo che verrà presentato il 17, lunedì 17, presso la sede della regione Abruzzo all'Aquila, denominato Ovindoli Mountain Festival, che sarebbe il primo contenitore montano, quindi racchiude una serie di attività sportive che ora vi elenco, inerente alla montagna abruzzese invernale. Ovindoli Mountain Festival, che potrebbe un domani diventare Abruzzo Mountain Festival, con Claudio abbiamo ragionato anche ieri su questa opportunità, perché la montagna va rilanciata in tutti i sensi e in tutte le sue sfaccettature, come un cristallo di neve. Abbiamo scelto gennaio proprio perché è un momento di bassissima stagione, abbiamo fatto una pre-presentazione a Modena, al salone Ski Pass di Modena, e abbiamo avuto pure qui una grandissima attenzione, un grandissimo successo. Questo evento che racchiude sia una parte ludica, quindi in attività, slide dog, alpinismo, trekking sulla neve, ciaspole, nordico, alpino, safety, ricerca in valanga e tutte quelle che sono le attività, diciamo, in campo, abbinate a una serie di convegni che si svilupperanno dal 15 di gennaio al 18 gennaio, che nel pomeriggio vedranno alpinisti e professionisti della montagna di spessore, quali Stefano Ardito, che è anche un giornalista importantissimo, Gian Piero Di Federico, che tutti conosciamo, Pasqualino Iannetti del versante teramano, guide alpine di provenienza nazionale, il campione del mondo di freeride. Quindi è un contenitore che da un lato ci sarà l'aspetto tecnico in montagna e dall'altro il convegno pomeridiano che spiegherà, darà delle nozioni, crea un'attenzione, un forum sulla montagna. Tutto questo verrà aperto in forma, diciamo, anche promozionale, andandoli a prendere nelle varie scuole per i bambini giovedì e venerdì, quindi il giorno 15 e il giorno 16, che sono giornate di lezione. Noi abbiamo intenzione di portare più bambini possibili a conoscere la montagna, perché i nostri, non clienti, perché è una parola brutta dire clienti, ma il nostro pubblico, il nostro bene che è la montagna, deve essere valorizzato innanzitutto dai bambini, perché questi bambini di oggi purtroppo non hanno la possibilità, non hanno l'interesse, non hanno l'attenzione di conoscere o di essere trasportati in questi luoghi bellissimi dove si possono praticare attività fantastiche a contatto con la natura in un contesto unico che è l'Abruzzo montano. E mi riaggancio a questa iniziativa perché di riflesso abbiamo presentato qualche giorno fa presso la sede del CONI all'Aquila, attraverso il MIUR e quindi il Provveditorato agli Studi e il Collegio Regionale dei Maestri di Sci e l'Associazione delle Scuole di Sci e la FederFuni, che è l'associazione nazionale che gestisce, raggruppa gli impianti funiviari, un protocollo sottoscritto fra tutti questi protagonisti, attori del mondo della neve, della montagna, affinché si possa con un unico prezzo veramente low cost, quindi per cui mettere all'interno di questi 120 euro
la lezione di sci per 5 giorni, gli impianti e di risalita. Come la bigliettazione unica per sistemi turistici, esatto, culturali e di mobilità. Quindi impianti, noleggio dell'attrezzatura, casco. Il tuo know-how poi sarà messo in comune anche con la regione in modo da e sviluppare. E automaticamente abbiamo esteso questo concetto su tutto il territorio regionale abruzzese, quindi tutte le scuole di sci, tutti gli impianti di risalita, tutti i noleggi applicano questo pacchetto sulle 4 province, quindi questi bambini possono usufruire per una settimana, avere invece che l'aula, la solita aula di classe, per aula le montagne e per cielo e per soffitto il cielo blu, e approfittare di una settimana sulla neve e conoscere questi splendidi posti e un domani essere i nostri portavoce, perché potrebbe nascere ambasciatori, un piccolo campione, In famiglia. Esatto, come un piccolo campione sulle nostre montagne. Chiudo. Come vuoi far parlare gli altri, ho capito. No, chiudo perché la montagna va vissuta in tutte le sue stagioni. Ma lo vuoi dire a me? Perché è bello parlare d'inverno, perché o d'estate. No. Noi abbiamo delle situazioni, delle potenzialità inespresse nei periodi morti, in autunno e in primavera, dove c'è la fioritura dei narcisi, questi splendidi fiori. Ci stiamo battendo per il lancio di questi periodi, perché abbiamo visto che lanciando delle iniziative importanti, per le quali stiamo lavorando adesso con lo bike sharing, il cicloturismo, dove la regione sta partendo con delle iniziative anche sulle aste interne, esatto, sì. Noi abbiamo in questi periodi la possibilità di regalare, di dare la possibilità a prezzi veramente low cost, luoghi e situazioni corsi, potenzialmente anche corsi per cercatori di funghi e per cavatori di tartufi e le pepite d'oro, perché oggi sta tornando di moda anche andare a fare i cercatori d'oro. Certo. Rosanna, allora sulla scorta di queste cose, tu la tua stagione prossima avventura come la vedi, come si preconizza un po'? Beh, noi sicuramente faremo quello che è un discorso di promozione che facciamo sempre, sì. E diciamo che quello che è fondamentale è sperare di un tempo più clima. Lo speriamo tutti, veramente. più valido per questa, che la nostra è una stagionalità che sì, possiamo allungare con quest'anno con si sarebbe potuto allungare, che sicuramente, il settembre è stato stupendo. Sì, però noi abbiamo un picco. Il primo ottobre ho visto amici che sono andati a fare il bagno a pescare. Sì, sì, ma questo è vero. Il problema nostro è che le nostre scuole aprono un pochettino presto. Ma lì dobbiamo fare un discorso integrato, quindi con la direzione scolastica regionale, questo discorso è aperto dalla direzione. Se si potesse fare un discorso del genere non sarebbe male, però. È aperto, cioè spostare il periodo di vacanza, come si dice, risparmiare all'interno dell'anno scolastico e allungare la stagione estiva. La Toscana la proposta l'aveva lanciata. Ma penso che adesso in conferenza Stato-Regioni è l'argomento all'ordine del giorno. La chiusura, Claudio, a te. Ma sicuramente io mi auguro che a partire dal 2015 cominciamo a fare i primi esperimenti. Sì. E questi esperimenti dovranno, io dico, assolutamente essere di successo, e quindi ci dobbiamo accorciare le maniche tutti per far sì che questo avvenga. E sarà importante fare poco ma fare bene. Quindi non strafare, mettere troppa carne al fuoco, cioè. E quindi non correre con 100 idee al minuto, perché non vale la pena. Mi piacerebbe parlare di alcune iniziative che le DMC stanno mettendo in atto e che in qualche modo arriveranno sui mercati. A me fa molto piacere questo discorso sulla montagna, se lo cominciamo a far diventare un appuntamento tutto l'anno, tutti gli anni, per portare gli appassionati alla montagna in mezzo alla neve a provare queste cose, va benissimo. Queste sono iniziative che più ce ne sono, voglio dire, meglio è, perché ci aiuta anche ad educare. Per dovere, tra virgolette, di vita, io sono da 14 anni presidente di un campo da golf, e il campo da golf di Miglianico, che negli ultimi tempi è andato un po', insomma, in evidenza, perché abbiamo finalmente, con invidia di tanti altri campi italiani, siamo diventati tappa nazionale dell'Alps Tour, ed è andata benissimo, e siamo stati l'unica tappa in Italia per l'Open dei disabili. Sì. E che queste cose saranno ripetute, perché tutte e due sono state confermate.
Quindi significa nel golf, che è uno sport di nicchia che muove però persone tutto l'anno, perché noi abbiamo turisti in questo periodo che vengono a fare un tour dedicato all'olio. Sì. E quindi li abbiamo conquistati con l'olio di oliva, arrivano da tutto il nord Europa e sono cominciati in 8, adesso sono 36. E però stamattina proprio è arrivato un camperista che oramai vive dentro da noi, tedesco, che sta giocando a golf tutti i giorni e poi se ne va in giro, è salito in montagna e così via. È chiaro che ognuno poi fa quelle vacanze che si può permettere, però ecco, le DMC stanno lavorando su alcuni eventi. Uno, l'ho detto prima, la DMC Adriatica, che è la DMC dell'Alto Teramano, diciamo, sì, della parte Alta Teramana Marina, che destagionalizza attraverso, andrà a destagionalizzare attraverso la cultura, l'enogastronomia e la tradizione. Sì. Abbiamo Pescara, che sta lavorando a un progetto importante di valorizzazione di Pescara Jazz in termini di allargamento territoriale, quindi di prodotto da vivere, non da ascoltare, esatto. Perché è importante. Sì. È importante altrettanto il premio Flaiano, che deve essere di tutti. Sì. E vi devo dire che io mi sto vendendo da un periodo di tempo, la città è un museo che è più piccolo di questo studio, che è quello dedicato a Rocky Marciano, che ci sta portando su internet ad avere continuamente, cioè tutti hanno scoperto che venendo in Abruzzo esiste il posto dove Rocky Marciano è nato. E quindi voglio dire, tante cose di cui spesso non ci rendiamo conto, anche molto piccole, sono grandiose. No? Risparmiamocene per un'altra volta. Sì, assolutamente. Risparmiamoci un'altra volta, perché siamo arrivati in chiusura. Io ringrazio Massimiliano Bortolotti, Ovindoli, impianti sismici, La Magnola, Park Hotel di Ovindoli. Grazie. Benemerito del territorio. Grazie. Poi dobbiamo discutere sulle prossime strutture politiche del paese. Grazie. Claudio Ucci, che è direttore di 4 DMC, oltre che consulente della presidenza della giunta regionale in materia di turismo, e la splendida presenza di Rosanna Coppa. Grazie. Che ha questa bellissima creatura che è il camping Santo Stefano a Casal Bordino, a cui auguriamo tutte le fortune possibili come a tutti gli altri. Ma il più fortunato sono stato io, perché grazie a voi questa trasmissione ha decollato. Buonasera. Grazie, buonasera.